Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Cinzia, saluto tutti quanti, anche i nuovi iscritti, grazie. L'argomento di oggi è prodotti terminati, sia per quanto riguarda i detersivi che prodotti per la cura e l'igiene della persona. Prima di tutto vi volevo mostrare, vediamo se riesco ad... Sì, il rossetto, anzi il lucidalabbra che sto indossando, senza matita, senza niente, proprio molto easy. Lucidalabbra della Bottega Verde che ho acquistato quest'estate, è presente in diverse colorazioni, ma io l'avevo preso così, questo rosso carico, rosso ciliegia, che non fatevi ingannare perché come potete vedere poi questo è il risultato dopo averlo applicato con diversi strati, è molto morbido, idratante e si può indossare quando non si ha troppa voglia di mettere un rossetto troppo strutturato o troppo colorato. Bottega Verde, Emozioni Floreali e mi pare che l'avessi pagato meno di 10 euro. È un lucidalabbra che vi consiglio, è un passepartout che va sempre bene e anzi anche per mettere sugli occhi, all'angolo degli occhi, quando si ha voglia e non si ha voglia di truccarsi, anche un velo di questo lucidalabbra qua, ben sfumato all'esterno degli occhi, un filo di mascara e avete già un trucco, un make-up bello che fatto, molto leggero. Allora, andiamo con i prodotti e i detersivi finiti, detersivi ed affini. Allora, ammorbidente Dexal, ormai questo lo straconoscete, almeno per chi mi segue, è microperle, profumo, campanula blu e fiori di loto. Io ritengo che sia un ottimo ammorbidente acquistato da Eurospin. Per quanto riguarda la pulizia, l'igiene, diciamo, della cucina e di tutte le varie superfici lavabili, Genio Più Actideo Brilla Aceto con aceto di mele biologico. E questo si può utilizzare su tutte le superfici lavabili, sul piano cottura, diciamo in cucina, o anche ideale per pulire il forno perché non è aggressivo, toglie via bene lo sporco e oltretutto neutralizza i cattivi odori. Ad esempio, la cosa che mi viene in mente è l'odore dell'uovo quando si cucina l'uovo, che poi resta quell'odore di frescume. Questo è molto buono per andare a neutralizzare questo tipo di odori. Dexal, questo ho buttato la confezione e questo intero, ma 2 giorni fa ho buttato la confezione, il flacone è finito, lavalana per lana, seta e capi delicati. Questo è buonissimo, lo continuo a acquistare e riacquistare perché è un buon detersivo per il lavaggio degli indumenti delicati, lana e affini, non ha bisogno di ulteriore ammorbidente, la profumazione è ottima e niente, questo è un altro detersivo, detergente che vi consiglio per i capi, perché non lo abbandono. Marchio Dexal Eurospin. Poi andiamo avanti. Dunque, questo è un deodorante per ambienti. Non sono amante di tutti questi spruzzini, spray per profumare la casa, perché in altri video vi ho già anche fatto vedere e spiegato come rendere la casa pulita e profumata senza usare troppe di queste cose. Però questo l'ho preso così, che lo utilizzo solitamente dopo aver cucinato, per dire, del broccolo, del cavolo o fatto del fritto, insomma, quando resta permane l'odore del cibo per diverse ore. Quando ho pulito l'ambiente, una spruzzata di questo Air Floor Carcadè di Java, ma è già diverso tempo che ce l'ho e l'ho finito ora, sempre Eurospin. E passiamo alla cura del corpo. Lavamani, Iris Lavamani, un latte lavamani, quello che vedete al fondo è dell'acqua perché a me non piace sprecare la roba, i prodotti e visto che al fondo c'era ancora del prodotto, penso che in tanti lo facciate, ho messo ancora dell'acqua per andare a reperire l'ultimo prodotto che è rimasto sul fondo. È un lavamani della Bottega Verde. Anche questo l'ho preso quest'estate, non mi è piaciuto, non mi piace, oddio, lava, deterge, senz'altro, ma la profumazione non mi piace, è troppo dolciastra, lo finisco perché, come ho già detto, non mi piace lo spreco e niente, questo è un prodotto che non comprerò più. Poi, per quanto riguarda i capelli, avevo preso sempre all'Eurospin questa maschera rigenerante. Con pantenolo, questa è ottima, lascia i capelli morbidi, se poi si ha il tempo di lasciarlo quei 10-15 minuti in posa è davvero ottima. Anche quando è il momento di mettere in piega i capelli, la differenza si nota perché la spazzola e il pettine scivola meglio e i capelli rimangono lucidi,
setosi, nutriti ed idratati. Questo ad esempio è una maschera Color Look che ve la consiglio. Per quanto riguarda invece balsamo, che anche qua balsami, shampoo, maschere alterno, non è che uso sempre lo stesso prodotto, man mano che finisce una cosa ne prendo un'altra e cambio sempre, alterno un po'. Questo balsamo molto semplice, semplice, proprio easy, near your hair, sempre, no, questo acquistato da Eurospin, pagato pochissimo, però come balsamo è davvero ottimo. Capelli lisci con Richedex Complex e olio di nocciolo di albicocca. E anche questo balsamo, quando non si fa la maschera e quindi si utilizza un balsamo che si applica, non si lascia nemmeno quasi in posa o giusto quei 30 secondi si sciacqua, questo balsamo qua dell'Eurospin lo trovo e l'ho trovato davvero ottimo. Poi andiamo avanti, questo l'avevo acquistato da Inns, supermercato Inns. Come ho già detto, tanti di chi voi, di chi mi segue già lo saprà, ma per chi è la prima volta che mi ascolta, io solitamente per lavarmi, detergere il corpo sotto la doccia uso il classico sapone, la saponetta di Marsiglia, il pezzo di sapone. Anche in questo caso ogni tanto alterno con un doccia schiuma se non ho voglia di usare la saponetta, e tendo ad acquistare comunque prodotti delicati, biologici, anche se l'ultima volta ho fatto scorta della saponeria siciliana dell'Eurospin, che ci ho fatto anche un video, che hanno una profumazione ottima, anche se l'inci di cosa sono fatti non è eccelso, però come ripeto io uso pochissimo i detergenti e uso la saponetta, biologico con estratti di malva e olio di mandorle dolci. È molto buono, fa schiuma quella tanta che basta, la profumazione è proprio delicatissima che è quasi impercettibile, però lava bene, deterge e non irrita la pelle, quando si esce dalla doccia non si hanno fastidi e né pruriti. E anche questo, se capito all'Inns, è un bagno doccia che sicuramente prenderò di nuovo, perché trovo che sia valido. Poi, per quanto riguarda sempre prodotti per la cura della persona, nello scorso video, nello svuota la spesa di settembre, vi avevo mostrato il nuovo deodorante per ascelle che ho acquistato, che è sempre lo stesso come questo, Cien Nature, biologico. Questo è finito, ho preso sempre un'altra profumazione, deodorante ascellare, e l'ho ripreso, per cui l'ho trovato ottimo da riacquistare. Poi, cosa ho ancora da mostrarvi? I miei oli. Io per l'idratazione, anche per la detersione, la pulizia del viso, uso gli oli. Questo l'ho preso all'inizio dell'inverno, sono alla fine perché ce n'è proprio pochino, giusto per fare la doccia stasera e forse domani. Olio di mandorle dolci, puro al 100%, senza profumo, elasticizzante dei provenzali. Su questo ci avevo fatto un video, forse il secondo mio video da quando ho iniziato la mia carriera youtubica, che spiego, anzi se mi ricordo vi lascio lì nelle schede il video, di come lo utilizzo io, perché talvolta tante abbandonano l'idea di utilizzare l'olio di mandorla o comunque gli oli in generale, perché ungono, perché macchiano, perché lasciano in giro unto, le lenzuole, via discorrendo. No, se si usa correttamente quando si esce dalla doccia tutto questo non succede, la pelle resta straidratata completamente in ogni parte del vostro corpo, voi avrete un'idratazione garantita 24 ore fino alla prossima doccia o al prossimo bagno. E niente, l'olio di mandorla per me è un evergreen, un sempreverde, perché lo uso tutto l'anno per il corpo, per il viso no, perché è un po' troppo pesante, e anche per fare di tanto in tanto l'impacco per i capelli, anche se preferisco, per fare l'impacco ai capelli sulle punte sto parlando, preferisco di più l'olio di ricino o l'olio di cocco. Quindi provenzali, questo finito, ma riprendo. Sempre dei provenzali, che mi piace moltissimo, che anche di questo sono alla fine, e in quel video che vi dicevo poc'anzi ho parlato anche di quest'olio qua, di come lo uso, olio di jojoba puro al 100%. Questo lo uso specificatamente per il contorno occhi, che lo alterno con l'olio di ricino, e il contorno labbra. E oltretutto ha un fattore protettivo, elasticizzante, previene e combatte le rughe, ne basta pochissimo, e io con quest'olio qua mi ci trovo benissimo e non lo abbandono. E anche questo l'ho preso quest'inverno, mi sembra, insieme a questo, li ho presi in concomitanza tutti e due insieme, e oltretutto anche hanno una buona durata, perché insomma ne basta veramente pochissimo. Poi andiamo avanti,
da mischiare, da alternare o anche da usare insieme all'olio sul viso, che sul viso uso o l'olio di cocco o l'olio di argan, l'olio di ricino nel contorno labbra, nel contorno occhi, una crema che la uso sia di giorno che per la notte, perché per la notte usando anche l'olio non sto a usare altre creme per la notte perché diventerebbe troppo pesante l'idratazione anche per la notte. Perciò io uso anche sempre una crema idratante. Avevo provato questa qua che ho finito della Bottega Verde, Moringa Defense, crema viso, detox, illuminante, antirughe. Dunque è molto leggera, si applica facilmente, non lascia la pelle unta, si assorbe molto velocemente e la pelle rimane ben idratata e luminosa, ha un'ottima profumazione e, come ripeto, di giorno la uso così come crema da giorno senza altro. Di sera, oltre all'olio, faccio un mix con questa crema e uso sia l'olio e la crema, in questo caso questa. Poi, sempre da alternare e uso di sera, acido ialuronico siero, sempre della Bottega Verde, Hyaluron Plus, siero viso, alta efficacia, antirughe, pelli normali e secche. Anche questo l'ho praticamente terminato, c'è più dentro più poca roba. È comodo perché ha questo push in cima, quindi questa pipetta dove si tira su l'acido e si dosa nelle zone interessate. Io solitamente lo applico sulla fronte, il lato esterno degli occhi, le rughe, diciamo, naso-labiali, e poi tutto il contorno delle labbra e anche sul collo. È molto leggero, si assorbe rapidamente e lo uso sempre di sera, prima di andare a dormire, questo solo esclusivamente di sera. E anche questo è un prodotto che vi consiglio per la cura della pelle del viso. Poi, ultimo pezzo, mi sa, sempre nella Bottega Verde ho terminato, della stessa linea dell'acido ialuronico, il contorno occhi Hyaluron Plus, crema con fattore di protezione 15, contorno occhi per pelli normali e secche. Anche questo contorno occhi è molto buono, mi ci sono trovata bene. Appena si distende anche la pelle, se è secca, soprattutto quando si esce dalla doccia o si ci lava il viso, che la pelle tende un attimino a essere più raggrinzita, o al mattino dopo aver dormito, dopo che si è deterso bene il viso e si stende un velo di questo contorno occhi, in un attimo il contorno è bello rimpolpato, aperto e luminoso. Il mio consiglio è un contorno occhi e di usarlo sempre comunque, sia al mattino che alla sera, picchiettandolo con il mignolo, comunque con movimenti molto molto leggeri. E questo della Bottega Verde ve lo consiglio perché è un buon contorno occhi. Bene, penso di avervi detto tutto in questa specie di conca, non ho più niente, quindi quello che ho finito butterò definitivamente. E spero che questo video vi sia piaciuto e più che altro vi sia utile e che vi abbia fornito delle informazioni a riguardo di questi prodotti, che magari potete prendere spunto o decidere di acquistare in base a, chiaramente, a quelle che sono state le indicazioni che vi ho fornito, che restano ovviamente del tutto personali. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, grazie per avermi seguito e alla prossima, ciao!